Posso andare? Sì, sì. Pronta? Pronta? Pronta! Pronta! Pronto! Ma facciamo sempre un'intervista. Sì. Ma da volte intervista. Facciamo anche altra cosa. Cambiamo. Beh ragazzi, allora vogliamo fare questo video di Claudio? Iniziamo a farlo. Feci, ma... se capita come fa? Feci, ma che stai facendo? Ma che se non capisco questo video? Oh, WhatsApp, un'altra volta. Ragazzi... Ragazzi... Dai ragazzi, facciamo qualcosa di originale. No, sì. Qualcosa di nuovo. Vabbè, sì. Sienda amica, che la gada rica, non ne trovare in dei libri storie che stivica. Storie di Wiss, di parte chiesto, storie di se guardavi la reda della foresta. Ma fra questa partita di droga mi ha spaccato a tonavolo. Prende. Venite, torna Claudia, andate con noi. Alla famiglia. Alla famiglia. Ma io ci stanno un problema. Che è, voglio, che è stato? Un compagno mostra a Londra è tornata. E può fare una festa, ossessione che facciamo noi. E gli amici nostri vogliono andare alla festa sua. E non vogliono venire alla festa nostra. E com'è sta cosa? Chi è sto fama che si permette di venire a fare festa a casa mia? Claudio Del Prete. Come sta? Ma sa per me? Ma che è? La studietto. Prima mi dicevo quando calcia pure. Si accatta di Santissimo, non si andrà a abbandonare. Ma si va a fottere una posta a medicina. Solo può bere si sa per fare quiz. Sono usci delle cannucce. Ora c'è sta gente che per tra sì è tuo sangue in coppia di libri. Ah, lo sai. E poi addirittura questo. Ma non si imbarra. Oramai lui è minorenne, si sente in tutte le feste dove è cristiano. Non se la permettere. La tua ripeta si è da mangiare la lingua sua. Guardi, ma siamo sicuri? Stessimo esagerando? Voglio sentire per la bocca. Ma se io faccio una festa e non dico niente a te, che può bere veramente, faccio venire i compagni tuoi, faccio il tuo, insomma faccio un merda. Tu che fai? Mi taccia. Questa cosa si è da fare. Lo sai perché? Perché è una merda. Sera a Baia Domizia quest'estate, Claudio stava suonando la chitarra e a un certo punto si ferma e fa: Maria Teresa è una ragazza come il mi minore, facile. Niente, mi fece partire il nazismo quando mandai Claudio a fare la spesa. Oh Claudio, siamo senza acqua, mi raccomando, prendi l'acqua liscia. Sì. Sarò tra con tre casce acqua frizzante. C'è la scelta di vivere sulla is. Ma perché vuoi venire l'acqua frizzante? Perché ci sente una merda, da fuori spento. Perché ci piace sulla is. Ok, il 22 luglio è stato il mio compleanno. Claudio è venuto a casa mia e ha detto: questo è il tuo regalo. Ci sei rimasto male? Un po' sì, perché la scorreggia non era una delle migliori. Capito? Per uno come Claudio che le fa così bene, in quel momento non l'ha fatta. Granché. Un buon regalo. No, non mi è piaciuto. Allora, mi ricordo che quando eravamo piccoli stavamo a casa di nonna, giocavamo a nascondino e facevamo sempre il tocco per decidere chi dovesse contare. Se capitavano di noi tutto a posto, se capitava Claudio si sentiva: no, non voglio giocare più. Arrabbia assai. Veramente è stato un fastidio continuo nel corso dei anni. La prima cosa che fece di fastidioso è che verso i 2-3 anni chiunque gli facesse una domanda o gli rivolgesse la parola, lui sputava. Cioè letteralmente che sputava. Peste, capito, non guardava in faccia nessuno, preti, persone sconosciute, erano. No, erano gli zii quanto capivano, ma tu capirai, di fronte a persone che non sapevano,
era abbastanza imbarazzante. E mo ultimamente, diciamo, si è evoluta la cosa e oggi ad una domanda lui scorregge. Level up. Il momento in cui secondo me Claudio ha toccato il fondo è stato quando si sono fatte 3 gite e Claudio è stato sempre nella stanza in cui ci si divertiva di più, nel senso, noi stavamo nella nostra stanza, si sente nell'altra stanza le risate, la musica, no, insomma si stanno divertendo di più, e Claudio che fa? Ci appena tutto quanto per andare nell'altra stanza. La sua scusa sapete qual era? È che lui si adatta meglio alle situazioni, perché nell'altra stanza per esempio ci stavano, se sacrifica, ma che significa si adatta meglio? Gianni e Valeria erano una lebbra. Ricordo già dal primo anno, era seduto davanti a me Francesco, io mi notavo una roccia e fighi insicura, era 60-50 anni, non manzo di fumare la parete. Io e Francesco sul palco, mi sono lavorato. E da questo mi disse cosa era successo. Claudio si gira, guardò il numero di scritto sul palco, mi disse la stessa che stava facendo punta la roccia. No, il modo in cui socializzammo la prima volta fece capire che sarebbe diventato presto mio amico quando, cioè, 10 minuti dopo, 10 minuti che ci conoscevamo, mentre parlavo in ruppe dicendo ma come fanno poco scienze? In questi ultimi anni ci sta andando abbastanza bene, prima litigavamo molto più spesso, invece è maturato, cioè... Ormai credo non di dire. Ma sei maturato tu? Sì, sì, lo sopporto di più forse è questo. Esatto. No, vabbè. Ogni volta che si gioca a Monopoli, Claudio vince sempre. E tutti perdono. Tutti! Claudio acquista tutto! Tutto! Alberg, casa, tutto! Si metteva la banca vicino, la svia per 500 euro, come se fosse niente. E vinceva sempre lui. Tirava le monete dalle mutande. Dalle mutande. Happiness is the truth, just because I'm happy. Clap along if you know what happiness is. You zucchero, cannella ed ogni cosa bella. Quindi ti piace, Madrena? Oggi il calderone serve a noi. Creeremo il nostro piccolo mostriciatto. Accendi il fuoco. Inizierei con un bel nasone. E tanti peli per le sopracciglia. E per la barba? No, quella no. Che ne dici di un po' di competitività? Mi sembra perfetta. Vedi se c'è un po' di personalità. No, no. La personalità è finita. Però c'è tanta volgarità. Va bene, metti quella. No, ancora abbonda. Ma sì. Adesso prendo l'ingrediente segreto, quello diverso per ogni persona. Riveliamolo! Ah, Zlatan! Voglio che il suo naso sia proprio così! E adesso un bel po' di... merda! Perfetto! Aspetta! L'ultimo... una bella... Thank you.
take it up. Ragazzi, commentate. Ragazzi, mi aggiungete su Farmville. E poi lui ha fatto auguri Chiara. ragazzi, sentite che è successo a casa mia. Mia madre ha picchiato mio fratello col ferro da stiro. Ok, perché aveva preso una brutta piega. Cazzo! Siamo amici. Le docce. Ma il letto cicolava. No. No, allora sei stata fortunata. Oh, ma come fai? Ma come fai?